Di quanto possa essere contagioso un esperimento che vede i bambini protagonisti in tutti i sensi, te ne accorgi solo lasciando loro campo libero. Basta l'accortezza e la lungimiranza di un altro club top a livello nazionale, ovvero la Juventus, che pur per un amichevole regala ai propri 2004 l'ebbrezza della giovane Italia in campo già sperimentata con il Sassuolo. Stesso pullman, stesso pomeriggio e stesso campo da condividere. Non vi disturbiamo più, volete bisogno di me? No, l'unica cosa sapete? Dobbiamo chiudere la porta? Volete un po'... Inevitabile che Massimiliano Marchio allora emuli il collega Giovanni Morselli nominando i due mister, Nicolò e Leonardo, che non vedono l'ora da infortunati di dare comunque il loro apporto verbale alla squadra e di incrociare le indicazioni tattiche con i colleghi Nicola e Luca del Sassuolo. Quelli che hanno lavorato meglio in questo torneo, perché purtroppo per infortunio, perché avete un po' di influenza, oggi vi faccio lavorare. Sì. Visto che il Sassuolo ha due allenatori della vostra età, è giusto che oggi mettete una mano ai vostri compagni. Sì. Va bene? Sì. Ok? Avete le idee chiare? Sì, sì. Bene, meno male. Speriamo. Vai avanti, non chiudere il controllo, non tornare indietro. Ok. Dai, raga! Per la Juve! Per la Juve! Per la Juve! Per la Juve! Ne esce una sfida combattuta, intensa, soprattutto tra i quattro ragazzi che a suon di suggerimenti sui movimenti da impartire ai compagni finiscono per immedesimarsi totalmente nel ruolo.